Sì, andiamo a vedere gli aggiornamenti esteri e nazionali di questa sera. Cominciamo dall'ANSA in primo piano. Il viaggio del Papa in Congo, giù le mani dall'Africa, dice, non è miniera da sfruttare. Prima tappa del viaggio apostolico di 6 giorni nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. È tragico, dice, che in questi luoghi e più in generale il continente africano soffrano ancora varie forme di sfruttamento. Sky TG24, Mosca annuncia un incontro tra Putin e Xi Jinping, ma Pechino non conferma. Il Ministero degli Esteri russo ha annunciato la visita ufficiale del leader cinese in primavera a seguito dell'invito dello scorso 30 dicembre, attesa per la risposta della Repubblica Popolare. Poi la Repubblica, la quercia delle streghe, abbattuta per una potatura sbagliata. In Abruzzo un albero monumentale di 400 anni crolla dopo un intervento di manutenzione inadeguato. Italia Nostra e WWF dicono come con l'orso Juan Carrito non si è stati capaci di proteggere il patrimonio naturale. Corriere della Sera, il caso Juventus, i giudici e l'inquietante libro nero di Paratici, legale che dice la società ha chance per il ricorso. Il documento di 36 pagine della Corte d'Appello federale che dice bilanci non attendibili, la società invece risponde evidente illogicità. Antonio, questi erano gli aggiornamenti di questa sera.